I'll never catch him while I'm this small. Why, curious butterflies. You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Ciao bellini, benvenuti o bentornati sul canale in questo nuovo Vlogmas. Oggi sono già le 10, alle 11 e mezza devo andare a fare la terza dose del vaccino e vi porterò ovviamente con me. Ma adesso sono in super ritardo, ho fatto colazione e devo cambiarmi in modo molto veloce ed essere subito pronta per poi poter andare al centro vaccinale e appunto andare a fare la terza dose. Adesso vado a fare skincare, mi do una sistemata anche ai capelli e mi cambio e poi sono subito da voi e andiamo insieme appunto al centro. Eccomi, mi sono cambiata, mi sono preparata e sono subito pronta per andare al vaccino. Ho messo giusto appunto un po' di mascara in faccia e ho fatto skincare perché appunto tanto dovrò tenere tutto il tempo la mascherina e mi sono fatta questa piega un po' con le onde che mi piace molto fare in questo periodo. Andiamo! Bene, eccomi di nuovo a casa, sono ufficialmente vaccinata, terza dose fatta e come dicevo su Instagram, voglio ripetere anche a voi questa frase: da Girlies on Pfizer a sono una ragazza moderna è davvero uno scatto di vita. Infatti le prime due dosi le ho fatte con Pfizer, invece oggi mi hanno detto che Pfizer non sarà più disponibile e che al posto di AstraZeneca e Pfizer ci sarà solo Moderna e quindi ho fatto Moderna e nulla. Adesso ci trasferiamo qui dietro perché dobbiamo spacchettare, è il momento dell'unboxing del mio calendario dell'avvento Look Fantastic 2021. Quindi andiamo subito a spacchettarlo insieme e vediamo cosa troveremo all'interno della casellina di oggi. Eccomi qua, ho mangiato un semplicissimo piatto di pasta al sugo, nulla di che, e ora devo sistemare tutta la camera, mi sono cambiata, mi sono messa una felpa, proprio una tuta molto comoda, questa è di Shein tra le altre cose, me l'avete vista indossare tantissime volte, e devo sistemare tutta la camera, passare l'aspirapolvere in tutta la casa, fare due lavatrici e finire le ultime cosine dell'albero natale. E appunto così almeno poi dopo posso mostrarvelo, il mio presalbero. Vi ho già parlato del mio presalbero nel video Vlogmas precedente e vi ho parlato di cos'è. Il mio presalbero è un albero che al suo interno ha anche un presepe, quindi poi vi mostrerò nel dettaglio di cosa sto parlando e stasera non vedo l'ora di farvelo vedere anche illuminato con il buio, ecco. Davvero davvero non sono mai stata così soddisfatta di un albero di Natale che abbiamo realizzato insieme, in famiglia, e che soprattutto è un progetto molto molto carino al quale teneva tanto la mia mamma. E niente, tutta la parte del presepe, le casette, tutta questa parte decorativa così l'abbiamo fatta noi a mano con appunto scatolette di riciclo, un po' di cosine varie che avevamo in giro come i Giotto delle medie. Pensate, cose che hanno quasi 20 anni, no 20 no, 15 tutti però, altre cose di questo tipo comunque siamo andati a riciclare e con cose varie che avevamo in casa siamo riusciti a realizzare un progetto davvero molto molto carino, adesso ve lo mostro. È venuta a trovarmi una mia amica, quindi poi non ho più avuto modo di mostrarvi il mio presalbero ed eccolo qui finito, la parte sopra è un classico albero di Natale e al di sotto abbiamo al primo posto in pole position ovviamente la capanna e con tutte queste pecorelle tutti appoggiati sopra ai rami dell'albero. Stessa cosa vale per tutta questa parte sotto con le casette appunto che vi dicevo fatte in cartone riciclato e con tutta questa decorazione fatta poi da me e un po' di neve, un po' di nevischio. Stessa cosa anche per questo piano in cui vedete ci sono tante altre casette, tutte illuminate, sempre appoggiate sui rami dell'albero. Ecco perché appunto ho scelto di
chiamarlo presalpero perché è un po' albero, un po' presepe. Mi piace davvero tantissimo, sono super soddisfatta del risultato. Adesso devo assolutamente registrare dei contenuti e scaricare tutti i file del video che dovrà uscire poi domani sul canale, visto che oggi è giovedì. Bene, ho mangiato, questa sera ho mangiato dei sandwich con prosciutto crudo, burro e maionese davvero golosi. E nulla, oggi è stata una giornata un po' così perché in realtà adesso mi sento un pochino spossata da questo vaccino, mi fa male anche un po' il braccio. Infatti, in realtà sto tenendo il braccio sbagliato della telecamera e tremerà tantissimo perché purtroppo con questo braccio non ho presa, ma questo non riesco a muoverlo. Adesso vi faccio vedere l'albero di Natale al buio, dopodiché io sono le 9:40. Penso che vada un anno. Guardo magari uno dei primi film di Harry Potter perché li hanno appena messi su Prime. Quindi penso che guarderò il primo questa sera e poi vado a nonna perché sono davvero stanchissima. Quindi perdonatemi se questo vlog è stato un pochino sconclusionato, ma noi come sempre tanto ci vediamo praticamente quasi tutti i giorni ultimamente con i Vlogmas. E quindi sapete che è stata una giornata un po' particolare quella di oggi. Adesso con mamma stavamo pensando un attimo al menù di Natale e abbiamo pensato delle idee tanto golose. Quindi ora facciamo la lista della spesa e iniziamo a scrivere queste cose. Poi skincare e vado a sdraiarmi a letto. Noi ci vediamo prestissimo qui sul canale con un nuovo Vlogmas. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi nessuno dei prossimi video, attivate anche la campanellina. Vi mando mega bacioni e vi aspetto qui, come sempre, ogni martedì, ogni venerdì alle 15 con un nuovo video. Ciao, bellini!